Nel calcio, soprattutto nel campionato italiano, la possibilità di avere dei calciatori. Buongiorno, volevo sapere invece dal punto di vista delle cessioni, come in questi ultimi giorni, quali potrebbero essere le novità? Stiamo lavorando, poi quello tanto lo sapete più voi che io, un altro po', perché cioè io nemmeno faccio due parole con una persona, già me le ritrovo scritte, ma perché oramai siamo in questo sistema, cioè loro sanno dove sono, con chi mangio, quello che faccio, cioè, però questo qui mi tutela perché se c'è qualcuno magari che vuole rapinarmi ci sta attento perché a un certo punto può essere smascherato. Perciò per le gestioni sapete tutto, insomma, non è che devo aggiungere qualcosa, se vuoi qualcosa nello specifico me lo chiedi, però stiamo concretizzando e concludendo lo scambio con l'ASI Ferrario, dovrebbe farsi entro stasera e vedremo quello che succederà con gli altri, quelli che non sono ancora usciti. La nostra ambizione, che poi non è tanto semplice, è quella di dare una rosa un pochino più ristretta all'allenatore, e anche qui si è detto che prima avevamo dato una rosa troppo ampia, perciò questo era un danno. Mi ha detto perché sennò ci darebbe da piangere, perché se questi sono dei problemi, i problemi quando uno ha un numero alto non fa altro che prendere e metterli fuori, cioè li paga la società, non li pagano gli allenatori o gli altri. Cioè, a volte ci sono dei paradossi del calcio, ma non è qualcosa. Non eravamo convinti, come non lo siamo ancora oggi, della concretezza, dell'immediatezza di alcuni reparti. Abbiamo voluto, con la nostra buona volontà, anzi con quella della proprietà, del presidente, dotare uno staff tecnico di più calciatori, perché se avessimo avuto la convinzione di quelli che potevano essere i titolari per alcuni reparti, tenevamo sicuramente quelli. Perciò questo è il ragionamento. Il discorso penso che sia questo: se riusciamo, perché il mercato è molto complicato e difficile, in quanto non è un mercato che il Parma ha 27-28 giocatori, anche qui paradossalmente sembriamo la società che ha più giocatori, e poi dopo gli altri ce l'hanno tutti quanti precisi, 22, terzo portiere, tutto a posto, ce n'ha qualcuno pure 35-36, è qualcosa di molto più impegnativo, e perciò ritengo che sia molto complicato trasferire nel nostro campionato dei calciatori, detto in gergo di mercato, a secco. E perciò ritengo che questo sia molto molto complicato, però i nomi li sapete voi, non dire che mi fai le domande. No, vado un pochino più sullo specifico, allora Crespo com'è? Ma Crespo ho detto in tutti i modi, allora Crespo è una situazione che viaggia a parte, non c'è assolutamente una volontà della società di proporre, io non ho né il motivo né la volontà di proporre un calciatore così, perché sarebbe veramente svilente da quel punto di vista. Crespo, cioè, non è, anche in questo, vista la sua professionalità, visto l'accettare quello che sono le decisioni dal punto di vista tecnico, ritengo che qual è il nostro problema? Non esiste, perciò è il problema, se vogliamo così dirlo, e sarebbe anche da capire, visto magari il poco utilizzo, una volontà sua di continuare a giocare, ma fa parte della nostra famiglia, siamo orgogliosi, abbiamo detto, di averlo riportato a Parma, di aver dato per poco, tanto, quello che sia, la soddisfazione di vederlo con questa maglia ai nostri tifosi, ma rimaniamo in attesa delle decisioni sue e del suo entourage, non è che noi andiamo avanti, cioè quello è un discorso veramente a parte come situazione. Sul resto invece è giusto che c'è una programmazione nostra che va avanti. Un'ultima domanda che poi lasciamo spazio alla... Sì, direttore, ti chiedevo questo: in che misura, se effettivamente avviene, la classifica, cioè i 23 punti, influenzano l'operazione di questo mese di mercato? Faccio un esempio: l'anno scorso avevamo più bisogno di punti, si è preso Mauri, già Pianati, già pronto. Quest'anno si è preso Kaká, che è un giocatore di prospettiva. Sono ragionamenti che avete fatto anche voi, sapendo che comunque il punto è già una base, o vi sareste mossi così anche se i punti ne sono tutti 15? No, la domanda è molto intelligente e rispondo anche tanto, diciamo così, l'arricchisco un attimo. Non cambia niente, perché poi di fatto l'anno scorso avevamo un punto meno, non è che avevamo tanti punti di meno, era una distanza molto più ampia che c'è ora, non c'era l'anno scorso, ma il concetto è diverso. L'anno scorso avevamo, come quest'anno, individuato, poi magari
siano stati fortunati, bravi, non lo so, che nonostante le grandi prestazioni e le realizzazioni di Crespo, ci poteva venire a mancare un giocatore in attacco con certe caratteristiche. Ora pensiamo, possiamo anche sbagliare, che questo tipo di situazioni ce l'abbiamo, l'arricchimento di Okaka è un arricchimento per ora e per la prospettiva. Noi riteniamo un giocatore molto importante per la prospettiva, nel nuovo modo di giocare dell'allenatore siamo andati e stiamo andando invece a migliorare quello che in questo momento invece riteniamo deficitario, e non è un caso che è arrivato Jonathan, che è un calciatore con altre caratteristiche e altre cose, e magari arriverà qualcos'altro in altri reparti. Però non consideriamo assolutamente finito questo campionato, sarebbe un orrore clamoroso. Sono troppo inquadrato totalmente, non dire che mi fa la domanda così, perché poi esco di corsa e faccio gli scongiuri. Però il ragionamento è molto più semplice: noi dobbiamo arrivare al nostro obiettivo con molta velocità. Stiamo andando avanti con un percorso che ci auguriamo di continuare anche sabato, che sia positivo. Poi dopo, quello che si dice sempre, i risultati si vedranno nell'interezza. Finisco dicendo che questa società ha cominciato ad intravedere quello che si vede ora oggi qui fuori, perché di solito negli ultimi periodi si vedeva nebbia. Si inizia a vedere la luce è quella di portare dei giocatori di prospettiva, con delle proprietà, con dei patrimoni. Dall'altro lato abbiamo fatto il possibile, per quanto mi riguarda ho fatto tutto quello che avevo nelle possibilità, non è un commiato, però è giusto, è finito il girone d'andata, no? Allora a questo punto dico che con 2 anni e mezzo questa società, con tutte le difficoltà, facendo mercato secondo me in positivo, perché ha rimesso a posto tutto quello che era successo con una Serie B, ha fatto in 2 anni e mezzo 121 punti. Se questo è poco, agli altri il giudizio. Ok, grazie.